a tutti ragazzi e benvenuti su questo mio nuovo canale YouTube. Per chi non lo sapesse, cioè la maggior parte di voi avevo già aperto un canale YouTube che però è fallito per problemi di email anni e anni fa. Ora sono tornato per un canale video di varie categorie. Insomma, parlerò di serpenti come farò oggi, dove ho in mano un boa constrictor cucciolo, per ora un cucciolo ovviamente. Poi parlerò di moto, farò video appunto su moto, serpenti, animali. Per chi magari è un po' più sensibile, evita i contenuti sui serpenti, però contenuti su animali tipo la tartaruga li posso consigliare a tutti. Allora, qui inizierei dicendo che abbiamo un bel boa constrictor. Ve lo faccio vedere alla cam. Scusatemi per la qualità video ridotta. Lei Harley è un boa constrictor, ovviamente femminile, sesso femminile. Allora, in molti dicono che un boa constrictor è cattivissimo. E di per sé sì, è abbastanza cattivo un boa constrictor. Però vi voglio dire, dipende anche da come lo trattate voi. Io per esempio lei ce l'ho da qualche mese, ce l'ho. Inizialmente era un peluche, non faceva nulla, non faceva. Infatti a volte mi chiedevo ma è viva perché si doveva ancora adattare. Adesso invece mi ha già cercato di mordermi un paio di volte e tutto. Però ho capito quando è docile, quando è un po' più incazzata. Allora, rispetto ai pitoni reali, detti anche pitone palla, è più cattiva, è vero. Ma più che altro il suo problema è che essendo più forte a livello di muscolo, di stretta, quando ti si attacca facendo anche una cosa simile a questa, non se ne rende conto, però stringe molto, rischiando anche di bloccare certi arti in qualche momento. Una volta infatti mi si è attaccata al braccio in un modo tipo così, non riuscivo più a muovere il braccio perché lei non lo fa apposta perché è cattiva, lo fa di natura perché è forte lei di suo. Adesso lei è lunga all'incirca 80 cm. Solo che continua ad appallottolarsi, faccio fatica a farvelo vedere. Dovrebbe diventare in media, i boa constrictor di sesso femminile dovrebbero diventare intorno ai 3,40 m. Qualche raro esemplare arriva ai 4. Però io l'ho messa in una teca che è 120x60x60, che farò vedere in altri video. Ovviamente se volete continuare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E ora però posso continuare a parlarvi e a dirvi che per appunto l'ho messa in un terrario che non è di misure esagerate, più che altro per lo spazio che ho in camera mia. Perché allora lei, come un altro paio di serpenti, ce l'ho in camera. Mentre ho un altro pitone reale adulto, però stavolta, che ce l'ho in casa da un'altra parte. Perciò capite che le proporzioni in camera mia non possono essere di terrari 2 metri, 3 metri. Perciò, insomma, essendo un cucciolo, ho messo in un terrario. È grande come terrario. Però capite che non potrà mai tenere un serpente di 4 metri. I serpenti crescono in base alla grandezza del terrario e tutto. Perciò, di conseguenza, lei non arriverà sino a 2,90 m, 3 metri. Perché comunque un terrario grosso, sviluppato in altezza, essendo un boa constrictor, ha bisogno di rami che si sviluppino per l'appunto in verticale. Ovvio, non troppo. Deve essere molto orizzontale. Deve essere tipo un 70 orizzontale e un 30 verticale. Se vogliamo mettere così, infatti, a volte io la stavo cercando e me la trovavo appesa sul soffitto, attaccata ai cavi della luce, per esempio. Lei mi ha anche distrutto il terrario, mi ha distrutto perché si è attaccata alla luce. Ha tirato giù la vite perché ovviamente non è che abbia un peso molto leggero lei.
Ha tirato giù tutto, luce luce dentro dentro l'acqua, l'acqua, bam, si è bam, è saltato appiattito. tutto. Tutto Tutto cambiato, metà cambiare, metà terrario. terrario. Infatti loro Infatti, sono loro dei sono anche serpenti serpenti molto, ma molto disastrosi, però disastrosi. Però possiamo possiamo parlarne parlarne meglio in un in un altro altro video. video. Allora, per Allora, per oggi oggi penso che penso sia che tutto, sia tutto, penso. penso. Primo Primo video, video, spero che spero sia che vi sia piaciuto. È piaciuto. È durato durato poco poco perché, perché ovviamente, ovviamente non, per ora per non ho ora non ho avuto avuto molto da molto da raccontarvi, raccontarvi, altrimenti altrimenti avrei avrei già già finito finito col col canale, canale, nel nel senso. senso. Mi Mi raccomando, però, raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, attivate attivate la la campanellina, campanellina, mettete mettete like like e e noi ci noi ci vediamo vediamo in un in un altro altro episodio. episodio.